Oggi andiamo a vedere una lezione tenutasi il 20 maggio del 1968, chiamata Creazione e Fede. Il mistero della creazione deve essere compreso in termini di fede, quindi cos'è la fede? È la certezza delle cose sperate, la convinzione delle cose non viste con occhio mortale. Attraverso la fede comprendiamo che il mondo è stato creato dalla parola di Dio, così che ciò che si vede è stato fatto da cose che non appaiono. Molti suppongono che prima della creazione tutto fosse solitudine e caos. Questa è l'idea più perniciosa che possa entrare nella mente dell'uomo, perché priva la Bibbia di ogni sublimità e la natura dell'uomo che intrattiene quell'idea, un piccolo verme estirpante fuori di sé. L'eternità esiste e tutte le cose nell'eternità, indipendentemente dalla creazione che fu un atto di misericordia. William Blake. Tutte le cose esistono e il mistero della loro creazione deve essere compreso in termini di fede. Ma la fede non dà realtà a ciò che non si vede. La fede è fedeltà alla realtà non vista. Solo in questo senso si può comprendere il significato della fede. Se hai una meta, anche se non si vede, esiste già. Il tuo normale occhio mortale non può vederlo, ma riorganizzando la struttura della tua mente puoi vederlo chiaramente. Se man mano che i giorni si susseguono rimani fedele a questa realtà invisibile e la tua meta viene raggiunta, avrai scoperto il mistero della creazione. L'eternità esiste e tutte le cose nell'eternità sono indipendenti dal tuo atto creativo. Puoi continuare a costruire solo su ciò che il tuo occhio mortale vede e perpetuare la stessa cosa ancora e ancora, rimanendo per sempre dove sei. Ma se sai che tutte le cose esistono anche se al momento non si vedono e hai accesso a esse attraverso la tua immaginazione, puoi riorganizzare il modello del tuo pensiero e cambiare il tuo mondo rimanendo fedele alla tua costruzione non visiva. E quando si esteriorizza diventando un fatto che puoi condividere con gli altri, allora avrai trovato il segreto della creazione, che era un atto di fede. L'undicesimo capitolo del libro degli Ebrei racconta fantastiche pietre di ciò che gli antichi eseguirono e fecero tutto, iniziando con Enoch. Tutti i personaggi sono nominati, così come le loro realizzazioni. Poi viene detto: essi ricevettero le promesse, ma non la promessa. Sentite questo: essendo stato promesso che se avessero creduto si sarebbe avverato, essi credettero e ricevettero le promesse. Ma nessuno conobbe l'adempimento della promessa fino a quando essa non si realizzò in uno solo. Allora seppe che con lo stesso atto di fede poteva lasciare questa sfera ed entrare in quella celeste. La promessa di Dio si è adempiuta in me. L'ho registrata per i posteri nel modo più vivido e accurato possibile nel mio libro Resurrezione. Potete leggere le mie esperienze e credeteci o non credeteci, dipende da voi. Forse in questo momento non volete lasciare questa sfera ed entrare nel regno dei cieli. Ora, per fede comprendiamo che il mondo è stato creato dalla parola di Dio, che la sua potenza e saggezza è chiamata Cristo. Qualsiasi Cristo diverso da colui che è stato crocifisso, sepolto e risorge in voi è falso, e chiunque insegni un Cristo esterno è un falso maestro. Paolo ci dice: il mistero nascosto dai secoli, Cristo in voi è la speranza della gloria. Ogni speranza che avete di entrare in una gloria che trascende ogni potere e sapienza terrena è già in voi, ma nascosta. Cristo è la via, è
il modello da seguire per entrare in quella gloria. Se tutto esiste, sia visibile che invisibile, allora mio padre e mia madre che hanno lasciato questo mondo esistono e si rallegrerebbero in qualsiasi cosa io compia qui. Anche se mia madre ha lasciato questo mondo nel 1941 e mio padre nel 1959, posso portarli alla mia mente e sentirli parlare del loro orgoglio nel figlio, credendo che tutto ciò che possa concepire faccia parte della struttura dell'universo. Posso supporre che sia pienamente consapevole delle mie realizzazioni, quindi ascolto la loro gioia. Ora posso rimanere fedele a questa scena. La mia fede non le darà realtà, ma la mia fedeltà alla realtà invisibile sì. Ascolto e ricordo ciò che ho sentito e nel domani continuo a ricordare. Poi, a suo tempo, quando ciò a cui sono stato fedele si esteriorizzerà, avrò trovato il grande segreto della creazione. Dio ci dice che non crea qualcosa dal nulla, perché tutte le cose sono, che chiama una cosa che ora non si vede come se si vedesse e l'invisibile diventa visibile. Romani 4:17. Invece di chiamare qualcosa dal nulla, si riorganizza semplicemente ciò che già esiste fino a che non implica ciò che si vuole. Poi rimani fedele a questa realtà non vista. La fede contiene un potere che può collegarti a un mondo in cui sei eterno. Paolo ci dice di riporre la nostra fede non nelle opere degli uomini, ma nella potenza di Dio. E nessun potere terreno, sia esso atomico, megatoni di molti megatoni, può essere paragonato a questa potenza. Puoi concepire di essere un potere così grande che, se lo desideri, puoi fermare il mondo? Da poterlo fermare e vederlo come morto? Puoi rilasciarlo e lasciare che il mondo continui a compiere le sue cosiddette intenzioni? Potreste affrontare un tale potere cambiando le vostre intenzioni, facendo sì che il mondo si rianimi e faccia il contrario? Questo è il potere che sarà vostro quando saprete di essere uno con il corpo d'amore chiamato il Salvatore Eterno. Contempla questo pensiero. A questo livello puoi raggiungere qualsiasi obiettivo e prova a te stesso che gli stati invisibili, se riordinati in modo appropriato, esterneranno ciò che implicano, poiché la potenza di ogni atto immaginale è nella sua implicazione. Ascolta attentamente i tuoi pensieri invisibili. Che cosa senti? Cosa implicano le tue parole? Questa è la loro potenza. Che cosa vuoi? Dillo e riorganizza la struttura della tua mente in modo che non lo desideri più, perché lo hai già. Forse un altro ti ha ferito e ti ha causato dolore. Non importa cosa è stato fatto. Quando conosci questa legge, puoi perdonare chiunque riorganizzando la struttura della tua mente e lasciarlo libero, immaginando che non sia mai successo. Vedete, ci sono due cose che dispiacciono a Dio. Una è la mancanza di fede in Io sono Lui e l'altra e mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male usando te stesso come criterio per ciò che è bene e ciò che è male, a meno che tu non creda di essere l'apparente altro che ha causato il tuo dolore. Continuerai a riprodurre la stessa infelicità e a mancare il tuo segno nella vita morendo nei tuoi peccati. Quindi senza fede è impossibile compiacersi. Per il momento pensa a tutto ciò che esiste ora, anche se non visto dalla tua mente mortale. Il tuo desiderio esiste e può essere visto nella tua immaginazione, anche se tuo padre e tua madre non sono visti dal mondo, esistono e l'amore che hanno per te non è mai passato. Poiché tutte le cose sono, puoi usare loro o coloro che sono ora nel tuo mondo.
Se per esempio i tuoi amici sapessero della tua buona fortuna, sarebbero solidali con te o invidiosi? Non sceglierete uno che simpatizzi con voi perché voi non volete simpatia. Tu vuoi o empatia o invidia. Se conoscete qualcuno che quando sente della vostra buona fortuna andrebbe su tutte le furie per l'invidia, usatelo. Oppure se conoscete qualcuno che si rallegrerebbe per la vostra buona fortuna, prendete quell'immagine. È una tua scelta, ma devi rimanere fedele alla realtà invisibile che hai costruito. La tua fede non le darà realtà, perché la fede è la tua lealtà alla realtà invisibile. Abramo credette e gli fu riconosciuto come giustizia, e tutte le cose vennero da Abramo. Qualcuno una volta ha definito la fede come credere a ciò che è incredibile e non è affatto una virtù. La speranza è sperare quando le cose sono senza speranza o non è affatto una virtù. E l'amore è perdonare ciò che è imperdonabile o non è affatto una virtù. Queste sono le tre virtù sotto le quali il mondo viene civilizzato: fede, speranza e amore. Potresti non essere in grado di vedere la realizzazione dei tuoi desideri con il tuo occhio mortale. I vostri sensi e la vostra ragione possono negare la loro esistenza, ma è così che Dio ha creato il mondo. Sei invitato a imitarlo come un caro bambino, rimanendo fedele alla realtà non vista nella tua mente fino a quando non diventerà visibile nel tuo mondo. E quando ciò avverrà, avrai provato la legge di Dio. Allora verrà quel grande momento in cui ciò che era stato promesso all'inizio esploderà. Il potere creativo che un tempo sapevi di essere sarà ripristinato, solo ingrandito a causa del tuo viaggio in questo mondo di morte. Tutte le promesse di Dio hanno trovato il loro sì in me. Rimango con voi ora solo per incoraggiarvi a muovervi in una consapevolezza completamente diversa. Non c'è nulla qui, tuttavia, per aiutarvi riguardo a quel mondo, come potete capire il potere di Dio quando conoscerete solo il potere di bruciare la legna e far bollire l'acqua? Siete consapevoli che una bomba può uccidere milioni di persone, ma sapete anche che coloro che hanno creato e sganciato la bomba moriranno proprio come i milioni di persone uccisi. Quindi non avete nulla da paragonare al potere di quel mondo, poiché esso trascende qualsiasi cosa conosciuta dall'uomo. Ho descritto lo schema per entrare in quel mondo. Consiste in una serie di quattro eventi mistici che, quando vengono sperimentati, liberano l'individuo da questo livello e aprono la porta nel mondo della promessa. Ho condiviso le mie esperienze, eppure gli uomini credono che io sia Neville, che morirà come tutti qui. Non credono di essere il Messia che deve venire, quindi fanno orecchie da mercante nella mia direzione. Ma continuerò a condividere le mie esperienze e a lasciarle nei miei libri, proprio come fece Paolo sotto forma di lettere, e coloro che sperimenteranno le visioni e le registreranno nei Vangeli. Coloro che scrissero i Vangeli sapevano ciò che avevano sperimentato, ma l'uomo ha interpretato male il messaggio, credendo che Gesù Cristo sia esterno a se stesso e non rendendosi conto che il potere creativo è la saggezza di Dio. Le mie visioni sono state parallele e quelle registrate nel libro di Luca. Luca non afferma che le sue esperienze erano cronologicamente accurate, ma che si sente più qualificato per scrivere il materiale di partenza. Io l'ho raccontato cronologicamente, proprio come è successo a me. Ora vi dico questo: come le persone definiscono, così sarà per le esperienze. Due persone qui hanno avuto quella nascita. In un caso non c'era nessun testimone, quindi la sua testimonianza
e la scrittura. Nell'altro caso, la signora aveva tre testimoni, due fratelli e un amico che lui considerava come un fratello. Quindi, poiché siamo diversi nel regno, le visioni saranno diverse, ma il modello rimarrà lo stesso. Anche se non hai mai avuto le esperienze, puoi costruire una scena che implicherebbe che la scrittura si sia adempiuta in te. Non sarebbe meraviglioso se tu potessi dire al tuo più caro amico o al tuo più acerrimo avversario: non c'è dubbio nella mia mente che sono nato dall'alto, perché ho tenuto tra le mie mani quel bambino avvolto in fasce. Come ti sentiresti se fosse vero? Che scena costruiresti? Ricorda, tutte le cose esistono. La scrittura esiste, quindi usala per costruire la tua scena. Si dice che tre uomini erano passati alla nascita. La tradizione della Chiesa afferma che i tre re erano fratelli, ma gli amici possono essere usati come testimoni, poiché la scena che stai creando è a scopo di implicazione, poiché in essa è contenuto il potere. Ma bisogna sollevare il bambino e metterlo tra le braccia. Immagina e poi guarda il mistero della creazione svolgersi in termini di fede, rimanendo fedele alla realtà invisibile di ciò che già esiste. A te è nato oggi un Salvatore, e l'unico Salvatore è il Signore Dio. Il bambino avvolto in fasce è solo un segno dato per dirti che quello che ti ho detto è vero. Immagina che tutto ciò che potrebbe implicare la nascita di Dio è già avvenuto. Rimani fedele a quella scena e quando accadrà non ci saranno incertezze da parte tua. La storia della salvezza è finita. Noi siamo qui per seminare perché i campi sono già bianchi di raccolto, poiché tutte le cose sono e raccolto è. Tu non sei qui per coltivare il terreno e piantare il seme, ma per raccogliere ciò che non hai seminato. Se sai che la fede è semplicemente lealtà alla realtà invisibile, puoi costruire una scena, rimanere fedele ad essa e raccoglierla, perché tutto è già completato. Dio ha concepito la storia della salvezza, l'ha tramata e l'ha realizzata facendosi umanità. Credendo di aver già realizzato il suo scopo, l'umanità è elevata per entrare ancora una volta nel regno e la seconda venuta di Dio è stata adempiuta. Ma finché il singolo uomo non crede nella propria meravigliosa immaginazione umana, Dio rimane imprigionato dentro di lui. Se non raccogli la promessa di Dio, è solo perché non credi. Ora voglio condividere un sogno di un mio amico, perché contiene un messaggio per tutti noi. Tenete presente che il sognatore è proteiforme, come il leggendario dio Proteo che serviva a Nettuno e assumeva qualsiasi forma al suo servizio. Dio è il sognatore in voi e assume le forme di tutti i personaggi del vostro sogno. Nel suo sogno questa signora incontra sua madre, ma sa di essere se stessa. Suo marito, eppure suo padre, era scomparso e sua madre disse: «Ascolta, sento la sua voce». Poi la scena cambia e lei e sua madre sono intrattenute da quattro piccoli uomini, ognuno alto un piede. Guardando negli occhi di uno di loro si rese conto che era suo padre. Richiamando l'attenzione di sua madre su questo fatto, sua madre si avvicinò, lo toccò e gli disse qualcosa in codice. Poi improvvisamente capì che suo padre non era libero di identificarsi e si svegliò singhiozzando. Questo sogno parla chiaro. Ricordate, tutti i sogni sono egocentrici. Con Dio come sognatore, ognuno cerca il padre. La causa dei fenomeni della vita
senza rendersi conto che è imprigionato in tutto. La fede, tuttavia, lo renderà libero. Se immaginate Davide in piedi davanti a voi e sentite la relazione padre-figlio, rimanete fedeli a quella scena e libererete il vostro padre celeste. A causa della sua precedente formazione religiosa, quando si sente la verità che lo rende libero, egli è combattuto tra le due cose. Pensare che uno possa venire ad ascoltare il mio messaggio può continuare a credere in ciò che le chiese insegnano. È come quello che qualcuno una volta mi disse: ho rinunciato a credere nella numerologia e nell'astrologia, ma la luna sta passando in Venere stanotte e poiché è nella mia seconda casa, so cosa aspettarmi domani. Hanno rinunciato completamente alla loro fede, ma quel ma accade a tutti. La visione di questa signora era così chiara. Suo padre, che si diverte in un gruppo di quattro persone, non è libero di farsi avanti e identificarsi, e l'uomo ha quattro facce di cui parla Ezechiele nella sua visione. Ogni creatura vivente aveva quattro facce. Accanto a ogni creatura c'era una ruota, con ruote all'interno che si muovevano tutte nella stessa direzione. Questa è stata una rivelazione perfetta per lei. Se la accetterà, dicendole che lei è o per me o contro di me, vorrei che lei fosse o calda o fredda, credendo alle mie parole o andandosene, per non avere più niente a che fare con me, piuttosto che essere tiepida e rimanere sulla barricata riscaldata dalle mie parole, ma non disposta a metterle in pratica sotto forma di fede. Ho avuto persone che mi hanno detto: verrò a sentirti, sei interessante, ma so che per andare avanti nella vita devo conoscere le persone giuste ed essere al posto giusto, al momento giusto. Questa è la realtà alla quale scelgo di ancorarmi. Questo è ciò che la sua meravigliosa visione mi ha rivelato. Un'altra signora mi ha scritto condividendo un sogno molto lungo pieno di simbologia scritturale. L'acqua cristallina che sale, tronchi tagliati all'altezza di uomini che li portano in verticale, un cane con un volto umano, un pezzo di corda che si animava e si comportava come un serpente impigliando il cagnolino. Ogni simbolo era perfetto e, se ben disposto, rivela il mistero della salvezza. Il legno è il midollo spinale su cui Dio crocifisso come uomo. Caleb, il simbolo della fede, indossa un volto umano e muore solo per un momento, perché la fede è destinata a essere liberata. Un'altra signora ha scritto dicendo: mi sono svegliata ridendo, sentendo queste parole. È così facile sapere che tu sei Dio. Tutto quello che devi fare è espanderti. Questo è vero. William Blake inizia il suo grande poema Gerusalemme al sesto verso dicendo: svegliati, svegliati, o dormiente della terra delle ombre, svegliati, espanditi. Io sono in te e tu in me, reciprocamente nell'amore divino. Il segreto dell'amore è l'espansione. Contrai i tuoi sensi e vedrai moltitudini, espandili e vedrai un solo uno, un solo amore. Soffermati su questo grande mistero della creazione in termini di fede. Tutti i ministri, rabbini e predicatori insegnano la fede, ma la fede in cosa? In piccole icone? Una candela accesa? La nostra domenica avviene ogni lunedì e le diamo sempre le nostre candele usate. Questo pomeriggio ne abbiamo date due, che porterà alla sua chiesa per accenderle. Ha fede in una candela scartata e accesa. Tutte queste cose sono all'esterno. La fede in qualsiasi potere diverso da colui che è dentro di te è falsa, e chiunque insegni un potere all'esterno è falso maestro. Cristo in te è la tua speranza in gloria e non c'è altra potenza.
il mondo è stato costruito nell'occhio della mente, da cose non viste, dall'occhio mortale, è reso vivo dalla fede. L'eternità esiste e tutte le cose nell'eternità, indipendentemente dall'atto creativo, che è l'assunzione della realtà invisibile e la fedeltà al suo assemblaggio. Nonostante la negoziazione da parte dei vostri sensi e alla ragione, se sarete fedeli alla vostra assunzione invisibile, essa si esteriorizzerà. È così che nascono tutti i mondi, ma gli uomini non lo capiscono. Strutturando il loro mondo sulla base dell'evidenza dei loro sensi, continuano a perpetuare ciò che non desiderano. Sapendo ciò che vuoi, chiudi gli occhi ed entra nella sua realizzazione, sapendo che Dio vede ciò che tu vedi e sente quello che tu dici, e quello che Dio vede e sente e a cui rimane fedele, lo esteriorizza. Ora entriamo nel silenzio. Allora io mi fermo qui e domani partiamo con una nuova lezione. Grazie mille, ciao.